perché noi siamo scesi oggi, in questo lunedì, con cui stavo, dalla contemplazione di Cristo trasfigurato. Abbiamo visto filtrare dalla carne di Cristo la sua natura divina, la sua vittoria sulla morte, il nostro destino. Abbiamo contemplato l'impossibile che si fa possibile. Cioè che per chi crede, veramente tutto è possibile, vivere da cristiani. Vivere il cielo sulla terra, gustare le primizie del cielo mentre camminiamo nella carne. Che significa questo? Significa amare, amare oltre la morte. Significa prendere su di noi i peccati degli altri, operare opere di vita eterna, essendo nella vita terrena. Vivere l'incorruttibile in mezzo alla corruzione. In mezzo ai virus, anche quelli ideologici, anche quelli che infettano le coscienze e la mente, ancor prima che il nostro fisico. In mezzo alla paura nella morte che atterrisce il mondo. Per questo oggi possiamo scendere dal Tabor, possiamo entrare con Cristo nella nostra storia, nella vita di tutti i giorni, in ciò che ci attende, la scuola, il lavoro, il traffico, i problemi della famiglia, le relazioni con i genitori, con i figli, col marito, con la moglie, con i colleghi, con la suocera, con il cognato, con il vicino di casa, dal droghiere, nella metropolitana, la malattia, le sofferenze, i problemi, i mal di denti, le epidemie, i ladri, la guerra, il portafoglio che si fa sempre più vuoto, le difficoltà di tutti i tipi, la precarietà. Noi possiamo entrare in questo lunedì, possiamo arrivare alle falde del monte, rientrare nella routine con una missione, esorcizzare questa generazione che non crede. Tutti noi abbiamo la tentazione, pur essendo parte di questi intimi, Pietro, Giacomo e Giovanni, che hanno contemplato la trasfigurazione, abbiamo la tentazione di essere irretiti, di essere assorbiti, sedotti dalla mentalità mondana, come gli altri discepoli che non erano stati su con Gesù sul Tabor e si sono lasciati irretire dalla discussione con gli scrivi, l'ambiente. L'ambiente può fagocitarci, l'ambiente può sedurci e possiamo diventare necrotici, nevrotizzare, interiorizzare l'ambiente esterno al punto che ci trasformiamo la nostra mentalità, i nostri criteri, assimilandoli a quelli del mondo che ci circonda, della società, delle situazioni. È quello che accade per esempio con un cataclisma, con una pandemia, per cui i virus, delle notizie, delle manipolazioni, delle interpretazioni mondane entrano nell'anima prima ancora, e non si sa mai se entreranno nel corpo i virus biologici, inducendo paura, terrore. L'ambiente si impossessa di noi con la paura, la psicosi, le fobie, i dubbi e la mentalità mondana, attaccando così quel seme di fede che è deposto nel nostro cuore. Questo è un grande combattimento, ma noi siamo stati colmati dallo Spirito Santo, noi viviamo nell'intimità con il Signore. Per questo dice ai suoi discepoli, da soli, nell'intimità, nella casa, nella comunità cristiana, che questa specie di demoni si può sconfiggere e scacciare solo con il digiuno e con la preghiera, cioè camminando nella chiesa, stando uniti a Cristo, difendendo la primogenitura, lo Spirito Santo, ascoltando la parola e celebrando la liturgia del suo amore. Perché una cosa appare chiarissima. Da quando era piccolo, risponde il padre, e potremmo rispondere tutti noi, da quando tuo figlio, da quando tuo nipote, quella persona, da quando quel fratello, da quel collega, da quando tua moglie, tuo marito, sono posseduti dal demonio che li irrigidisce nelle loro posizioni, che gli impedisce di parlare, cioè di comunicare, dall'infanzia. E questo è il punto che tocca Gesù. Non si ferma alla diagnosi, vede gli effetti del male, quello che vediamo tutti i giorni nella televisione, in un parossismo terribile che ci coinvolge, che ci angustia, che ci assorbe e ci rende inquieti, mormoratori e lottatori contro l'ingiustizia. E quindi incapaci di arrivare al punto di scacciare la radice del male, di scacciare il demonio. Noi abbiamo avuto il potere, gli apostoli hanno il potere di scacciare il demonio. Se non lo possono è perché né pregavano né digiunavano, cioè si sono piegati alla mentalità mondana, si sono lasciati assorbire e irretire. Mentre Gesù arriva al punto che nell'infanzia, cioè nel peccato, ci ha concepito nostra madre. Noi l'abbiamo sperimentato, l'abbiamo ascoltato, abbiamo visto che era vero, la nostra vita. Che ben prima di ogni altro virus, in noi è entrato il virus satanico della sua menzogna, della sua superbia. E Gesù ha avuto il potere nella Chiesa di strapparci dalla menzogna originale, dal peccato originale. Siamo stati esorcizzati nella comunità cristiana mediante l'ascolto della parola. Questo ragazzo è muto, dice il padre, ma Gesù dice, quando gli parla, quando
gli intima di uscire, quando gli ordina di uscire, dice: spirito muto e sordo, perché la vera malattia è la sordità e non aver ascoltato, non poter ascoltare la parola, la predicazione, il cherigma, la buona notizia, la parola che ricrea, la parola che ha il potere di salvare. Quando uno si chiude, allora ha deciso nel suo cuore di continuare a compiere il male. Questa è la verità. Questi sono gli occhi di fede che dobbiamo avere tutti noi su noi stessi e sulle persone che sono accanto. E quello è il vero problema. Non ascolta, quindi non mette la sua vita in gioco, non si mette in discussione, non si apre, non crede che qualcuno possa dirgli una parola diversa da quella che lui ha ascoltato dal demonio anche. Il suo orgoglio, la sua superbia. Ed è figlio di quel padre che infatti dice: se tu puoi. Il se. Se si chiamasse non ti limiterebbe l'inganno del serpente dell'Eden. Ma lo stesso che ha dovuto subire Gesù: se sei figlio di Dio, perché ti accade questo? Di che le pietre ti trasformino in pane. Se tu sei figlio di Dio, scendi dalla croce. Questo se è il virus originale. Ciò che ha trasmesso con la sua carne, con la sua sapienza mondana, il padre a questo figlio. Per questo questo figlio sta posseduto. Allora accettalo, che tu generi, che noi generiamo tutti figli, le nostre relazioni, tutta la nostra realtà è figlia di questa menzogna. Siamo tutti portatori di questo virus e non ci sono mascherine e difese che tengano, perché il demonio è molto più astuto di noi. Per guarire, per distruggere il focolaio di infezione che portiamo dentro e che trasmettiamo agli altri, che gli altri trasmettono a noi, c'è un solo modo, perché c'è un solo vaccino: nostro Signore Gesù Cristo e la sua parola predicata dalla Chiesa. E dobbiamo ascoltare nella Chiesa una parola capace di esorcizzare, di aprirci all'ascolto. Taci, esci da quell'uomo. Se non c'è questo incontro profondo con Cristo, non guariremo nessuno di noi e noi non avremo il potere di guarire gli altri. Ma abbiamo questa missione, fratelli, e lo Spirito Santo lo opera in noi, lo Spirito Santo dentro di noi, come un antidoto a Satana, ci dice: ascolta, quella è la parola vera, quello che ti predica la Chiesa, quell'esorcismo che Gesù Cristo fa nella tua vita è quello che tu desideri, è quello che è più adeguato a te. Ascoltalo. E noi possiamo ascoltarlo, l'abbiamo ascoltato, per questo scendiamo, annunciando la stessa parola, incarnando la stessa parola, stendendo le nostre braccia, crocifissi con Cristo, accogliendo su di noi il peccato degli altri, perché attraverso la croce si compie l'esorcismo. E quella la parola, è la mano di Cristo che ci risuscita. Tu sei chiamato ad essere la mano di Cristo che risuscita, che ridesta alla vita le persone che ti sono accanto. E questa è la nostra missione, questo è il nostro lunedì, nel quale compiere lo straordinario, perché tutto può chi crede, che appoggia la sua vita a Cristo, alla sua parola, alla roccia che è il suo amore. Chi vive questo nella comunità cristiana può sollevare e mettere in piedi, cioè dare una dignità alle persone che non ce l'hanno, ai poveri, ai piccoli, ai peccatori, cominciando da chi ti è accanto, forse tuo figlio. Coraggio, e questa è la missione nella quale siamo tutti coinvolti: non lasciarci coinvolgere dal mondo, ma vincere il mondo con la nostra fede, vincere il mondo con la fede della Chiesa. Aiutaci nella nostra incredulità, aiutaci, desideriamo credere, suscitare questo desiderio di credere nelle persone. E questa azione che hai con tuo figlio, con tuo marito, con tuo fidanzato, suscitare questo desiderio, perché in te lui vede un testimone, un martire. Cioè uno guarito dal virus satanico e ormai immune ad ogni sua menzogna, che può vivere da risorto in mezzo ad ogni tentazione, a ogni pandemia, capace di offrire a tutti la roccia e la prova su cui fondare la verità. Che a chi crede tutto è possibile. Può perdonare, può amare, può essere catto, può aprirsi alla vita. Non è legato ai soldi, al prestigio. Non si lascia assorbire e sedurre dal mondo, ma entra nel mondo con Cristo per morirci e risuscitare le persone che sono accanto a noi, fosse tuo figlio. Sono portatori dello stesso virus. Per questo, come è accaduto e accade a te e a me, deve passare per la morte dell'uomo vecchio, come un cadavere. Dice, sembra come un cadavere. Quando appare Cristo, quando appare un cristiano, è come quando appare l'antidoto, il vaccino. Il demonio comincia a sussultare, comincia ad agitarsi, a sfumare, perché non vuole accettare la verità. Ma se tu hai una parola ferma, se la tua vita è incastrata in quella di Cristo, se tu vivi la vita di Cristo, se lo Spirito Santo opera in te, vedrai che l'uomo vecchio che sta davanti a te morirà. Ma non temere, non temere le sofferenze di tuo figlio. Sta spurgando le opere del demonio, le menzogne il demonio. Gesù Cristo ha il potere di prenderlo e sollevarlo. Coraggio, preghiamo e digiuniamo con la Chiesa.